A distanza di circa un mese dalla giornata mondiale dell'udito, che ricorreva lo scorso 3 marzo, il nuovo appuntamento di Vivere in Salute, i giovedì della medicina, tratterà il tema della sordità e della riduzione dell'udito. Stasera, infatti, alle 20:15 su Telelibertà, il gastroenterologo Fabio Fornari, direttore scientifico e ideatore della trasmissione, incontrerà Domenico Cuda, direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Piacenza, che da maggio sarà anche il presidente nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria. Perdita e riduzione dell'udito che nella dizione medica viene indicata come ipoacusia, può colpire un unico orecchio, essere unilaterale o bilaterale, entrambi gli orecchi, però influisce fortemente nella vita sociale e lavorativa. Due dati che sono molto emblematici al riguardo. Nei bambini, nei paesi in via di sviluppo, i bambini con ipoacusia spesso non ricevono alcuna istruzione. Ancora, le persone con problemi di udito occupano anche nella nostra società, nella scala lavorativa, spesso purtroppo i gradi inferiori.